Thomas. Ricchetti. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come vedete oggi siamo all'aperto, mi trovo infatti proprio alla fine del mio giardino, ma perché è il punto dove si vede meglio il lago e mi sembrava carino in questo periodo dove siamo costretti a stare chiusi in casa a mostrarvi un po' di natura, un po' di cose che a noi piacciono. Detto questo, faccio questo video per portarvi alcune delle notizie, diciamo, che ci fanno comodo in questo canale. Esempio, la prima: il presidente Conte ieri sera ha parlato e ha detto che ha riaperto, o comunque ha dato la possibilità ad alcune attività di ripartire, tra cui è citata la pesca e l'acquacultura. Non fatevi trarre in inganno, nel senso, queste cose riguardano la pesca di professione e tutto ciò che c'è dietro agli allevamenti o cose che ora di preciso non so, ma che comunque riguardano l'acqua. Mentre noi non facciamo pesca di professione, ma facciamo pesca sportiva, quindi non rientriamo dentro questa fascia. Seconda cosa molto importante è che qualche giorno fa il Parco Laghi ci ha risposto via email a quei famosi punti che non erano chiari in quella famosissima serata di presentazione. Ad esempio, una delle domande era: ma chi fa giornata può pescare, diciamo, dove vuole e deve pagare il bollettino per poter pescare a car fishing? Bene, la risposta è no. Quindi chi fa giornata, quindi dalla mattina alla sera, può pescare dove vuole senza pagare niente. Chi dovrà pagare? Dovrà pagare soltanto chi usufruisce della possibilità di pescare durante la notte. Durante la notte si potrà pescare soltanto in una postazione adibita al car fishing con il bollettino pagato. Altro punto dove ci hanno risposto, dove a noi non era molto chiaro, era che praticamente per un errore di battitura nel regolamento che ci hanno presentato c'era scritto che durante il giorno chi fa car fishing notturno, quindi in una piazzola, però magari resta di 2 o 3 giorni, c'era scritto che di giorno poteva avvalersi di un riparo aperto su 3 lati. Bene, questo era sbagliato perché era proprio un errore di battitura e il riparo può essere chiuso su 3 lati e aperto da 1 lato. Quindi volevo un'altra volta far presente che l'associazione SBS è una di quelle associazioni che sta funzionando. Chiaramente non sta funzionando grazie a me, ma sta funzionando grazie a tutti i membri che ci sono all'interno e che comunque danno un valore aggiunto a questa associazione. In questo modo noi possiamo avere potere di poter dire qualcosa, perché vi faccio un semplicissimo esempio. Negli anni sono stati cambiati i regolamenti in queste zone e anche se magari a qualcuno o a tanti non andava bene il regolamento che era stato fatto, comunque non erano proprio d'accordo con quello che c'era scritto, anche se si lamentavano, la loro parola, diciamo, non valeva niente, ecco, diciamo così. Mentre invece con un'associazione vera e propria come SBS, che domanda e che chiede, ha un po' più di valore. E infatti hanno risposto e hanno corretto alcuni punti dove noi non eravamo d'accordo, comunque non erano spiegati in maniera dettagliata. Quindi ragazzi, mi raccomando, chi frequenta questi posti, iscrivetevi al team SBS, perché più siamo e maggiore avrà potere la nostra voce. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti, mettere un bel like se il video vi è piaciuto e ci si vede al prossimo video. Ciao ragazzi, in bocca alla big. Ciao. Thomas. Ricchetti.